Domenica scorsa la liturgia ci ha fatto ascoltare la passione del Signore. Essa termina con queste parole: sigillarono la pietra. Tutto sembra finito. Per i discepoli di Gesù quel macigno segna il capolinea della speranza. Il Maestro è stato crocifisso, ucciso nel modo più crudele e umiliante, appeso a un patibolo infame fuori della città, un fallimento pubblico, il peggior finale possibile, in quell'epoca era il peggio. Ora quello sconforto che opprimeva i discepoli non è del tutto strano a noi oggi. Anche in noi si addensano pensieri cupi e sentimenti di frustrazione. Perché tanta indifferenza verso Dio? È curioso questo. Perché tanta indifferenza verso Dio? Perché tanto male nel mondo? Ma guardate che c'è male nel mondo. Perché le disuguaglianze continuano a crescere e la sospirata pace non arriva? Perché siamo attaccati così alla guerra, al farsi il male uno all'altro? E nei cuori di ognuno quante attese svanite, quante delusioni, e ancora quella sensazione che i tempi passati fossero migliori e che nel mondo, magari pure nella Chiesa, le cose non vadano come una volta. Insomma, anche oggi la speranza sembra a volte sigillata sotto la pietra della sfiducia. E questo io vi invito, ognuno di voi, a pensare: dov'è la tua speranza? Tu hai una speranza viva o l'hai sigillata lì? O l'hai nel cassetto lì, come un ricordo? Ma la tua speranza ti spinge a camminare o è un ricordo romantico, come se fosse una cosa che non esiste? Dov'è la tua speranza oggi? Nella mente dei discepoli rimaneva fissa un'immagine, la croce, e lì era finito tutto. Lì si concentrava la fine di tutto. Ma di lì a poco avrebbero scoperto, proprio nella croce, un nuovo inizio. Cari fratelli e sorelle, la speranza di Dio germoglia così. Nasce e rinasce nei buchi neri delle nostre attese deluse. Ed essa, la speranza, la vera, non delude mai. Pensiamo proprio alla croce: dal più terribile strumento di tortura, Dio ha ricavato il segno più grande dell'amore. Quel legno di morte, diventato albero di vita, ci ricorda che gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini. Gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini. Così Egli ama operare meraviglie. Oggi allora guardiamo l'albero della croce perché germogli in noi la speranza. Quella virtù quotidiana, quella virtù silenziosa, umile, ma quella virtù che ci mantiene in piedi e ci aiuta ad andare avanti. Senza speranza non si può vivere. Pensiamo, dov'è la mia speranza? Per se oggi guardiamo l'albero della croce, perché germogli non la speranza. Per essere guariti dalla tristezza, ma quanta gente triste. A me, quando potevo andare per le strade, adesso non posso, ma perché non mi lasciano, ma quando potevo andare per la strada nell'altra diocesi, mi piaceva guardare lo sguardo della gente. Quanti sguardi tristi, gente triste, gente che parlava con se stessa, gente che camminava col telefonino, soltanto, ma senza pace, senza speranza. E dov'è la tua speranza oggi? Ci
ci vuole un po' di speranza, per essere guariti dalla tristezza di cui siamo malati, c'è tanta tristezza. Se si è guariti dall'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo. Fratelli e sorelle, guardiamo il crocifisso lì. E che cosa vediamo? Vediamo Gesù nudo, Gesù spogliato, Gesù ferito, Gesù tormentato. E la fine di tutto, lì c'è la nostra speranza. Comunque, cogliamo allora come in questi due aspetti della speranza che sembra morire rinasce. Anzitutto vediamo Gesù spogliato. Infatti, dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Dio spogliato. Lui che a tutto si lascia privare di tutto, ma quella umiliazione è la via della redenzione. Dio vince così sulle nostre apparenze. Noi infatti facciamo fatica a metterci a nudo, a fare la verità. Sempre cerchiamo di coprire le verità, perché non ci piace la verità. Ci rivestiamo di esteriorità che ricerchiamo e curiamo di maschere per camuffarci e mostrarci migliori di come stiamo. È un po' l'abitudine del maquillage interiore, sembrare migliore degli altri. Pensiamo che l'importante sia ostentare, apparire, così che gli altri dicano bene di noi. E ci addobbiamo di apparenze, di cose superflue. Ma così non troviamo pace, Poi il maquillage se ne va e tu ti guardi allo specchio con la faccia brutta che hai, ma vera, quella che Dio ama, non quella maquillata, no. E Gesù, spogliato di tutto, ci ricorda che la speranza rinasce col fare verità su di noi. Dite la verità a te stesso, col lasciar cadere le doppiezze, col liberarci della pacifica convivenza con le nostre falsità. Dalle volte noi siamo tanto abituati a dirci delle falsità che conviviamo con le falsità come se fossero verità. E noi finiamo avvelenati delle nostre falsità. Questo serve, tornare al cuore, all'essenziale, a una vita semplice, spoglia di tante cose inutili che sono surrogati di speranza. Oggi, quando tutto è complesso e si rischia di perdere il filo, abbiamo bisogno di semplicità, di riscoprire il valore della sobrietà, il valore della rinuncia, di fare pulizia di ciò che inquina il cuore e rende tristi. Ciascuno di noi può pensare a una cosa inutile di cui poi liberarsi e poi ritrovarsi. Pensa tu, quante cose inutili. Qui, 15 giorni fa, a Santa Marta, dove io abito, che è un albergo per tanta gente, è sparsa la voce che per questa settimana santa sarebbe bello guardare il guardaroba e spogliare, mandare via le cose che abbiamo, che non usiamo. Che voi non immaginate la quantità di cose. È bello spogliarsi delle cose inutili. E questo è andato ai poveri, alla gente che ha bisogno. Anche noi. Tante cose inutili abbiamo dentro del cuore e fuori pure. Guardate il vostro guardaroba, guardatelo. Questo è utile, inutile, inutile, e fate pulizia lì. Guardate il guardaroba dell'anima. Tu ride, eh? È vero. Guardate il guardaroba dell'anima. Quante cose inutili hai, quante illusioni stupide.
torniamo alla semplicità, alle cose vere, che non hanno bisogno di trastoccarsi. Ecco un bel esercizio, Rivolgiamo un secondo sguardo al crocifisso e vediamo Gesù ferito. La croce mostra i chiodi che gli forano le mani e i piedi, il costato aperto. Ma alle ferite del corpo si aggiungono quelle dell'anima. Ma quanta angoscia! Gesù è solo, tradito, consegnato e rinnegato dai suoi, dei suoi amici, anche dei suoi discepoli, condannato dal potere religioso e civile, scomunicato. Gesù prova persino l'abbandono di Dio. Sulla croce compare inoltre il motivo della condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. È un dileggio. Lui, che era fuggito quando cercavano di farlo re, viene condannato per essere fatto re, pur non avendo commesso reati, è messo in mezzo a due malfattori e gli viene preferito il violento Barrabba. Gesù, insomma, è ferito nel corpo e nell'anima. Mi domando, in che modo ciò aiuta la nostra speranza? Così Gesù, nudo, privo di tutto, questo cosa dice alla mia speranza? Cosa mi aiuta? Anche noi siamo feriti, chi non lo è nella vita? E tante volte con ferite nascoste, per la vergogna le nascondiamo. Chi non porta le cicatrici di scelte passate, di incomprensione, di dolori che restano dentro e si fatica a superare? Ma anche di torti subiti, di parole taglienti, di giudizi inclementi? Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno traspassato il corpo e l'anima. Le mostra per farci vedere che a Pasqua si può aprire un passaggio nuovo, fare delle proprie ferite dei fiori di luce. Ma santità, non esagerare, qualcuno può dirmi. No, è vero. Prova a farlo. Pensa alle tue ferite, quelle che tu solo sai, che ognuno ha nascoste nel cuore. E guarda il Signore e vedrai come da quelle ferite escono fiori di luce. Gesù in croce non recrimina, ama e perdona chi lo ferisce, così converte il male in bene, così converte e trasforma il dolore in amore. Fratelli e sorelle, il punto non è essere ferite poco o tanto nella vita. Il punto è cosa fare delle mie ferite, le piccoline, le grandi, quelle che lasceranno un segnale nel mio corpo, nella mia anima sempre. Cosa faccio io con le mie ferite? Cosa faccio tu con le tue ferite? No, padre, io non ne ho ferite, ma stai attento, pensa due volte prima di dire questo. E ti domando, cosa fai con le tue ferite, quelle che soltanto tu sai? Tu puoi lasciarle infettare nel rancore, nella tristezza, oppure posso unirle a quelle di Gesù, perché anche le mie piaghe diventano luminose. Pensate a quante giovani che non tollerano le proprie ferite e cercano nel suicidio una via di salvezza. Oggi, nelle nostre città, tanti giovani che non vedono uscita, che non hanno speranza e preferiscono andare oltre con la droga, con la dimenticanza. Poveretti, pensate a questi. E tu, qual è la tua droga per coprire le ferite?
Le nostre ferite possono diventare fonti di speranza quando, anziché piangerci addosso o nasconderle, asciughiamo le lacrime altrui. Quando, anziché covare il risentimento per quanto ci è tolto, ci prendiamo cura di ciò che manca agli altri. Quando, anziché rimuginare noi stessi, ci chiniamo ciò che soffre. Quando, anziché essere assetati dell'amore per noi, dissettiamo chi ha bisogno di noi. Perché soltanto se smettiamo di pensare a noi stessi, ci ritroviamo. Ma se continuiamo a pensare a noi stessi, non ci ritroveremo più. Ed è facendo così che, dice la Scrittura, la nostra ferita si rimargina presto e la speranza rifiorisce. Pensate, cosa posso fare per gli altri? Sono ferito di peccato, sono ferito di storia, ognuno ha la propria ferita. Cosa faccio? Leggo le mie ferite così tutta la vita? O guardo le ferite altrui e vado con l'esperienza ferita della mia vita a guarire, aiutare gli altri? Questa è la sfida di oggi, per tutti voi, per ognuno di voi, per ognuno di noi. Che il Signore ci aiuti ad andare avanti.